Sapete cos'è successo? Domani praticamente è il compleanno di mia sorella e io, siccome non l'ho mai fatto nella mia vita, ho pensato di organizzarle una festa sorpresa. Però, considerando che è anche Capodanno domani, cioè è l'ultimo dell'anno in realtà perché è nata il 31, mi sono detta non posso fare questa cosa senza organizzarla bene, senza coinvolgere Luca, il suo fidanzato, e comunque l'ho organizzato il 30, cioè ho pensato di organizzarlo il 30 perché così tutti gli altri poi erano liberi di andare a fare le proprie cose. Beh, fatto sta che ho coinvolto Luca in questa cosa e sono stata praticamente estromessa dal mio stesso piano. Ragazzi, io non sapevo, ma a quanto pare gli uomini gemelli sono tremendi. Sono tremendi nel senso che sono super organizzati, super control freak e super people pleaser. Quindi come le donne, ma all'ennesima potenza, cioè proprio livelli esagerati. Io questa roba qua non me l'aspettavo, ma mi sono dovuta scontrare con questa cosa. E quindi dal cercare di organizzare qualcosa per mia sorella, quindi la festa, le decorazioni, il cibo, così via, mi sono ritrovata per pregarlo almeno di farmi fare la torta, che è quello che sto facendo in questo momento. Tra l'altro ovviamente sono in ritardo perché un'altra caratteristica dei gemelli è quella di riuscire a fare cose solo se sotto pressione, così giusto per cambiare, e così è andata. Sto quindi facendo il mio brownie gluten free, così che tutti possano mangiarlo, compresa me, e poi si va in montagna, che è il luogo dove abbiamo deciso di organizzare la festa, praticamente nella casettina in montagna di Luca. Ho acceso la telecamera perché vi voglio far vedere tutta questa quantità di burro e cioccolato. Io col burro ho un rapporto un po' particolare, però il brownie per forza va fatto col burro. Si può fare anche col burro vegetale, però sicuramente non è la stessa cosa, cioè buono lo stesso per carità, però già lo faccio senza glutine e mi sono detta almeno lo facciamo col burro vero, giusto per accontentare tutti. 250, cioè praticamente abbiamo 250 grammi di cioccolato fondente, 250 grammi di burro, poi vabbè ci sono uova, 4 uova, 100 grammi di farina. Dopo, la ricetta in realtà non è mia, è di BBC Good Food, che è un sito che fa delle ricette spaziali. Dopo ve lo lascio qua sotto, andatela a vedere, ma questo è, la situazione è esattamente questa. Ora questo burro e questo cioccolato lo metto in una sorta di bagnomaria, quindi lo faccio fondere su un pentolino con acqua dentro che bolle. Ragazzi, in tutto ciò mi sono dimenticata di specificare che ci vogliono anche altri 150 grammi di cioccolato al latte, ma io ho deciso di mettere comunque del cioccolato fondente, 50%, e fondente con nocciole al posto di quello al latte, perché già con tutto questo zucchero, 300 grammi di zucchero, sarà dolcissimo. E quindi non mi sembrava il caso di mettere anche il cioccolato al latte, che a me non piace tantissimo, preferisco quello fondente. Però mamma mia che profumo! Tra l'altro non mi ricordo quando l'ho fatto l'ultima volta questo brownie, perché l'avevo già fatto
E non mi ricordavo ci volesse tutto questo zucchero, burro e cioccolato, però sarà buonissimo, lo so già. Meno male che tra l'altro c'era la frusta elettrica, perché sarei praticamente svenuta qua nel cercare di montare l'uovo e lo zucchero. Ecco, adesso tutti gli ingredienti sono pronti. Qua abbiamo farina di riso ovviamente e cacao con mezzo cucchiaino di sale. Qui ci ho aggiunto un po' di estratto di vaniglia e adesso devo mescolare tutti gli ingredienti insieme. Tra l'altro non ho una scodella abbastanza capiente per mescolare tutti gli ingredienti, per cui utilizzerò una pentola. Poi altra cosa che bisogna fare è imburrare una pirofila. A me mi sa che verranno fuori due torte ed è ancora meglio, perché così domani possiamo festeggiare anche insieme a papà. Sulla pirofila bisogna stendere un po' di carta sul fondo, bisogna praticamente imburrare e poi sul fondo mettere la carta. Si aggiunge la farina al cacao, però prima giriamo un po' il cioccolato con l'uovo e lo zucchero. Mamma mia, che bontà! Ok, ultimissimo step, bisogna aggiungere il cioccolato in pezzettoni e ci siamo. Lo voglio filmare anche qui. Wow, praticamente il mio cellulare è sempre sporco o di burro d'arachidi o di altro cibo, di altro genere. È una roba impressionante. Sarà una bomba. Sarà una bomba. Ok, ci siamo! Sono di stracorsa, ma vi voglio far vedere le torte perché sono bellissime. Ecco qua la numero 1 ed ecco qua la numero 2. Andiamo! Ragazzi, giusto in tempo per il tramonto. C'è una luce pazzesca, poi con questa foschia sopra il paesino è spettacolare. È tutto un po' spoglio, però è bello, veramente bello. Ho fatto una passeggiata veramente bellissima, bella bella bella. C'era tutto questo sole spettacolare. Fa caldo, ma comunque meno caldo che a Milano, quindi... Oh, che botti. Comunque, per strada ho incontrato un signore qui del posto. Aspettate che sennò mi perdo tutto nello zaino. Ho incontrato un signore che stava facendo la sua passeggiata giornaliera. Pensate un po', così, su per i monti. Addirittura qualche anno fa la faceva di corsa. Wow! E allora ci siamo fatti un po' di compagnia. Sono bella carica.
Tutte le volte mi dico andrò su leggera e poi mi ritrovo tutta carica, carichissima. Al ritorno probabilmente sarò un po' più leggera, anche perché ho la sacca con la torta, lo zaino e la sacca con degli altri ingredienti per la torta. Dopo vi faccio vedere cosa mi sono inventata. E ovviamente il mio hamburger, il mio pane, le mie cose, insomma. Sono un po' affaticata, ci vediamo tra un attimo, dai. Happy crisis, everyone. È finito il crisis. Tra l'altro sei contro luce, quindi non ti si vede proprio. Bene, ma il mio maglioncino si vede? Sì. Allora, ora che vi ho fatto sentire la pace, vi faccio vedere quanto è pazzo Luca. Ha già organizzato tutto, è tutto pronto. Persino la griglia e i legnetti per la griglia. In casa è tutto ordinato, tutto pronto. Cioè, è chirurgico proprio questo ragazzo. Ha decorato pure la casa, fuori, dentro, tutto. Proprio... un ragazzo da sposare. Si salva dalla mia ira solo perché è un bravo ragazzo. E mia sorella sta con un bravo ragazzo. Che meraviglia. Questo posto è sempre bellissimo. Ha suonato, è qua. E cosa gli facciamo quindi? Facciamo sorpresa e basta? Chiudi tutto, chiudi tutto. Tanto ormai ci ha sgamato, cioè tanto di... Aspetta, apriamo, 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 apriamo. Tanto, tanto deve aprire. La casa. Ma è già arrivata qua? Sì. Qua, qua, qua. Sorpresa. Prego gli abbracci. Amore, sì, ma non ho mai visto una faccia così. Ma come in automatico? Ma... il timer? Ah, oh, io pensavo ci fosse tre. Ma te lo aspettavi? Sei sincera? Eh? Te lo aspettavi? No, ma dai, non è vero. No. Ah, svengo, mi sento male, non ho mai visto. Non sapevamo che cosa, che tipo di happy birthday, ma non possiamo farlo perché non è ancora. Buona vigilia a te. Buona vigilia a te. Per le c'era anche ulti si crutaia. Si crutaia. Passo gli hack. Ciao. Davvero? Non te lo aspettavi 0-0? Ah! Cioè lui è riuscito a mantenere tutto? Qui nel mentre si è accesa la magia, Luca è veramente un ragazzo stupendo, splendido. Che altri aggettivi devo trovare? Oh, è veramente un bravo ragazzo. Quanto amore solo in queste lucine che hai messo su solo per l'occasione. Cioè, io piango, piango. Thank you.
piacere, te lo so dire io dopo lo ritoffi. Dai, dai, vodka, vodka, dai, vodka, di aiuto, dai, dai. La torta domani. Amici. Olivia, assaggia per favore, mi devi dire che è buono, se no mi sparo. Ah, io c'ho i pasticcini. No, ragazzi, non abbiamo messo i pasticcini. Adesso mangiamo anche quelli. Prendi, non prendi li pasticcini. Abbiamo messi il filo. Ah, ok. Vabbè. Dai, porco. Qua no? Vai a vedere la consistenza. Che non si sia freddo, no. Wow. Sta facendo contento. Ma faccio vedere. Ho una sorella che è una favola. Non si può. Dopo ti do la ricetta. È buonissima. No, no, ma non è mia la ricetta, però è veramente buono. Happy birthday, happy birthday. Così sta diluviando ed è tutto coperto. Io sono partita attrezzatissima. Meno male che Luca aveva questo poncio, perché sennò tutto quello che ho addosso è praticamente una spugna unica. Tra l'altro sugli occhiali, così non mi viene la pioggia negli occhi, e perché ho lasciato la custodia in macchina. E poi sono un po' anche impresentabile.